Sono buba! Sara è una bambina quasi modello, però non fa nulla. Sara è una lumaca. Arrivo gli elastici, Sara! Piano piano, piano piano, brava. Con calma. E vive in un mondo di favole. Alice, Alice nel paese delle meraviglie. Mattia è una buona forchetta. È stato sempre un mimo mangione. Però negli ultimi anni si è accentuata questa cosa. Tant'è vero che a 7 anni è quasi 40 kg e la cosa mi preoccupa. Può capitare che è talmente pieno che poi va in bagno e vomita. L'abbiamo portato sia dall'endocrinologo sia da un dietologo. Dal punto di vista salutare non è niente, sta bene. Però lui costantemente è così. Finché c'è cibo a tavola lui continua a mangiare. Non è. No! No! Una! No. Io sono preoccupata perché il bambino vorrebbe fare delle determinate cose e poi è impossibilitato perché non è agile come gli altri. Mi dispiace vederlo che ci resta male. Ce la fai mettere? Marta è... è Marta. Con Marta o fai quello che dice lei o altrimenti... È tremenda veramente. Subito! Piccoletta ma tosta. Si veste, si spoglia in continuazione. Ma proprio tutto, da testa ai piedi. Dopo 5 minuti ha sempre vestiti diversi. Anna è un vulcano di energia. Una. Anna sicuramente vorrà fare la scrittrice da grande, perché ha sempre la penna in mano e scrive. Ma Anna è tutto il muro! No, no, non ci siamo! Non ti scrivere il muro! Insomma, abbiamo un piccolo reggimento indisciplinato di cui Assunta tenta invano di essere il comandante. Via! Vai! No! Fatto sta che qui siamo arrivati proprio in subordinazione e abbiamo proprio bisogno di una tata. Ragazze, è arrivata una nuova richiesta d'aiuto, guardiamola insieme. Tate, ho 4 bambini che sono monelli, fanno di testa loro. Marta grida sempre, Anna fa capricci, Mattia non c'è, e Sara non mi aiuta. Non so più cosa fare. In questa casa c'è bisogno di regole. Per favore, venite in mio aiuto. Io vorrei proprio occuparmi personalmente di questa famiglia. Che ne dici, Francesca? Ce la facciamo occuparci della centrale per una settimana? Beh, direi proprio di sì. Per un caso come questo ci vuole l'esperienza di Tata Lucia. Vi ringrazio, ragazze. Tenete tutto sotto controllo e ci vediamo tra una settimana. We'll be right back.
Lucia. Come nessuno? Oh, buongiorno, buongiorno. Ciao. Allora, tu chi sei? Sara. Sara. Tu? Assunta. Assunta, piacere. Tu chi sei? Marta. Marta, quanti anni hai tu? Tre. Tre? Ho capito. E tu chi sei? Tre. Tre? No. Sei tre tu? Come ti chiami? Dillo. Come ti chiami? Beh, me lo dirà dopo. Cioè. Papà? E tu chi sei? Mattia. Mattia, caspita, tu sei un giovanotto, eh? Mia mamma. Anna, vedi che sei capace di dirlo. Allora, adesso però io mi siedo qui e voi dovete fare come se io non ci fossi, va bene? Va bene, dai, via. No. Sì. No, no, mi ricordo Mattia. Mattia! Comincia la mia osservazione. Non faccio in tempo a tirar fuori il mio quaderno che un fracasso mi attira in cucina. Sì, mamma, si tagliata! Me la prendo in giardino. Anna ha rotto un grosso vaso di olive facendosi anche un piccolo taglietto. Tutti sono concentrati nella medicazione della bambina. Dove la tua? Fatto male qua? Solo Mattia sembra non essersi accorto del fatto. Imperterrito continua a guardare la televisione. Oggi è giorno libero di papà Sandro. Mi sembra molto partecipe al gioco delle sue bambine in giardino, mentre Mattia è occupato a fare i compiti in cucina. La mettiamo qui, fermi! Composto, Mattia. La situazione dei compiti di Mattia mi lascia veramente perplessa. Stamattina a scuola Cristoforo ha raccontato. Ora lo leggo io e poi tu di nuovo, va bene? Stamattina a scuola Cristoforo ha raccontato lo strano modo con cui durante l'estate ha fatto amicizia con Cristina. Ora vedi. Però ti sei tutto composto, dai. Mattia viene invitato a leggere continuamente la stessa lettura, quindi ripete quasi a pappagallo le parole che invece dovrebbe attivamente leggere. Mattia, non ti sento io così. Ho perso il punto tu dentro. E che parola era? Cui. Con cui, durante. Durante. Secondo me perché sei messo scomoda. Come spesso tutte le mamme, Assunta sembra più interessata alla compostezza del bambino che non al reale momento di apprendimento che sarebbe invece necessario. Mattina. Mettiti bene, dritto. Segui bene, seduto composto, subito. Aspetta. No. Dritto, Mattia, non dormire sul libro. Te lo dico io. Punto. Te lo riprendo io il punto, devi stare seduto composto. Mattia sente solamente critiche e quindi un senso di assoluta incapacità a svolgere il compito richiesto. Vuoi un caffè? Cosa vuoi? In cucina? Ti leggo nella sedia, devi stare composto. Uffa. Dai, mettiti bene. Tra qualche giorno sarà il compleanno di Sara e la bambina sta preparando i suoi inviti per la festa. Non sono fatti uguali, Sara. Tu quale hai fatto a mano libero? Quindi non va bene. Non va bene. Assunta dà grande importanza a questi inviti, criticando Sara in modo che la bambina sia quasi costretta a fare quello che la mamma suggerisce. Prima si piega il foglietto a metà. Non è fatta bene per questo motivo. Quanto abbiamo letto? Fino alla fine? Dai, riniziamo. Vieni, amore. No, Mattia, ascolta. Le bambine rientrano in casa e si piazzano subito al tavolo dove Mattia sta lavorando. Fai di solito, Arrivo Mattia un attimo, facciamo così.
Il papà dà attenzione solamente alle piccole e non a Mattia. Papà, che ci scrivo? Papà, che fai tu? Cosa fai di allora, solito? Un attimo, questo è il tronco. Come fai a fare le foglie, così? La TV è l'elemento principale di questa cena. Nessuno fa attenzione a quanto, come e cosa si mangia. In presenza di un'attività predominante, come in questo caso il guardare la televisione, il bambino non solo non si accorge di mangiare, ma non sente neanche il gusto di quello che mangia e, nel caso di Mattia, ingoia qualsiasi cosa senza sentirsi sazio. Basta, Mattia. Mattia. E poi devi stare seduto composto, non mi far arrabbiare tutte le volte, sempre le stesse cose ti devo dire. Domani c'è informatica. Non lo so, con le prime parti. Noto che Sara, ad ogni minima incertezza del fratello, interviene facendo la figura migliore possibile. Di matematica. Matematica, italiano e italiano. In questo mio secondo giorno di osservazione, Mattia scende in cucina e accende subito la TV. Con una certa delusione vedo che papà lascia la TV accesa. Questo sarebbe il momento di condividere i progetti della giornata. Invece tutti sono fissi a guardare la televisione e solo Sara non perde l'occasione di fare osservazione al fratello. Buongiorno. Nel frattempo Marta si è svegliata e, lontano dagli sguardi dei genitori, si dedica alla sua attività preferita, vestirsi come vuole. Come ti sei vestita? La gonnellina, senti, aspetta. No. Sì? No. Ciao. È arrivato un nuovo giorno anche per la piccola Anna, alla quale la mamma non fa mancare niente, neanche la sua solita osservazione. Mettiti seduta bene, dai. Forse. Oh. Sandro accompagna Mattia e Sara a scuola. Sì, le codine. Comincia una lunga diatriba di Marta che non vuole i codini. Dai, Marta, facciamo che sembri tanto bella. No, le codine. Sì, le codine. No, non hai deciso. Anche in questo caso, mamma Assunta nega a Marta la possibilità di decidere sul suo aspetto. Allora, ho detto basta. Devo andare come la zingara? Vuoi andare come la zingara? Il pranzo, inutile dirlo, è la fotocopia di tutti i pasti che ho visto in questa famiglia. Bella, devi finire di mangiare. No, aspetta, perché non danno. No.
Mattia ruba un po' di pasta dal piatto di Marta e naturalmente Sara non perde l'occasione di fare la spia. Marta, l'hai mangiata tutta la pasta? No, un po' di verdura se l'hai mangiata Mattia e Della. Non ti devi rubare le cose degli altri. Non le sono rubate. Questo pantaloncino è bello colorato. Marta ha deciso di cambiare d'abito e di nuovo mette in disordine la cameretta. La vedi dove la maglietta? Ti prendo per i capelli? Ma me ne vado! Vieni, spostati. Bene, guarda, il cassetto non si chiude così. Vieni qua! Ascolta, Marta. Marta, ti faccio piangere! Invece di rena ti faccio piangere! Quando una mamma urla, picchia e strilla coi bambini, non è credibile. Non mi piacciono questi capricci. In questi casi il bambino reagisce con la stessa emozione e quindi si arrabbia a sua volta. I compiti dove si fanno? Là sotto. Andiamo. Mettiamo. Mettiamo. Anche in questo caso Mattia deve rileggere 10 volte lo stesso racconto. Qua c'è scritto devi leggere 10 volte e te l'ha scritto la maestra. E allora tu cosa preferisci? Che domani qua c'è scritto devi leggere 10 volte o che ti dà un bel voto la maestra? Sono stata in montagna dalla mia amica. Sì, altre 6, vai. Sono stata in montagna. Un'altra volta. Sono stata. Mattia, di nuovo. Sono stata in montagna dalla mia amica. Mattia ha finalmente finito il barboso compito di leggere e ha qualche momento di libertà. Ma la sua libertà viene comunque limitata. Mattia! Non urlare! Attenzione! Mattia! Non devi urlare con la bici, va bene? Piano! Passa questa bici? Aspetta, che rallenta! Sto rallentando! Ma che ci rallenti? I woke up shining, can you see the new me? Non mi composto. È proprio arrivato il momento di parlare con Assunta e Sandro della loro situazione. Voi mi dite che siete impegnati nell'educare i vostri figli. Ma lo sappiamo veramente che cosa vuol dire educare? Educare deriva da due parole latine, educere, che vogliono dire tirar fuori, non metter dentro. Devo dire che ho visto metter dentro nei vostri figli un'infinità di emozioni che sono vostre, non tirar fuori le loro. La gonnellina mettiti. La gonnellina, subito, aspetta. No! Sì? No! Un'altra cosa che non mi piace sentire è si fa così. Prima si piega il foglietto a metà. Non è fatta bene per questo motivo. È un'imposizione. In quel modo lì non tiri fuori quello che lei è capace di fare. La formula è non mai imporre, ma lavorare insieme. Per esempio, io vi ho sentito dire tante volte stai composto. Seduto composto, subito. Aspetta. No. Mettiti seduta bene, dai. Mattia, dormi composto. Ma dorme come vuole. Ancora una cosa molto importante. Se le vostre due piccole sono ancora molto spesso impegnate, soprattutto Marta, in una serie di capricci che sono normali alla loro età, voi vi coinvolgete nel capriccio. Ascolta, Marta! Guarda il teletro, veramente. Ti devi...
Marta, ti faccio piangere? E allora lei ottiene quello che vuole, cioè la vostra attenzione. E invece va ignorata. Se lei vuole urlare per due ore, che urli pure per due ore. Sembra facile. Bisogna farlo. Bisogna farlo. Parlando di Sara, copia impropriamente gli atteggiamenti anche sbagliati della mamma. Matematica. Matematica in italiano e in italiano. Di fatto lei fa quello che fai tu, soprattutto nei riguardi di Mattia. Sì. Lei fa la spia. No! Marta, l'hai mangiata tutta la pasta? No, un po' di verdura se l'hai mangiata Mattia della. È un copiare il tuo potere sugli altri. Sai cosa facevo io in classe con i bambini che venivano e mi dicevano Giovanni ha fatto questo? Io gli dicevo, scusa, tu come ti chiami? Tu non sei Giovanni, è Giovanni, devi dirmi cosa fa Giovanni. E parlando di Mattia, io sono convinta che questo disagio che lui manifesta, soprattutto a tavola, sia dovuto al fatto che lui sente intorno a sé poca fiducia. Uffa! Mattia! Aspetta, che ci vuole? Non ci vuole uscire ora. Scegli. Però se ci riesce. Lui non si sente importante nell'ottica familiare, ma solo un punto di disagio. Ti mangio! Mattia! Non urlare! È una repressione, in una forma, con una brutta parola, di violenza su quello che lui è. Un'altra cosa importante, questo per tutti, spegnete la televisione. Quando il nostro cervello è occupato in un'altra attività, il cibo passa in secondo ordine. È come se tu non ti accorgessi di aver mangiato. Quindi da domani io vi tampinerò continuamente, vedrete che il vostro atteggiamento diverso avrà sicuramente dei risultati molto migliori. Lei ci starà vicini comunque. Oh, come no. Confidiamo in lei. Sentirsi dire che non rispetta il carattere dei bambini, che non vengono lasciati liberi, che non vengono ascoltati come giusto che sia, io direi non potevo essere felice in quel momento. Spesso non si riflette. Il proprio figlio si tende sempre a inculcare, a riempirlo di regole. Bisognerebbe anche stare attenti a quelle piccole sfumature che spesso magari non si sorvolano, non si ci fa caso. È arrivato il momento di cambiare le regole in questa famiglia. Allora, guardate come siete belli in questa stanza che voi chiamate proibita. Io mi sono accorta che ci sono delle cose che non sono gestite bene in questa casa. E allora, per gestirle meglio, ci vogliono delle regole. Delle regole però che vanno costruite insieme. E noi durante questi giorni le costruiremo mano a mano che vengono fuori tutti i vari problemi. Va bene? Io adesso vi faccio vedere dei cartelli. Per esempio, qui cosa c'è scritto? TV. Ma poi cosa c'è? Un punto interrogativo. Un punto interrogativo. Perché la regola la dovremo costruire insieme. E costruiremo una regola per la TV. Poi una regola per vestire i capelli. La decidiamo insieme e poi facciamo quello che c'è scritto. Sì. Poi, caro Mattia, ci sarà una regola per compiti. Per i compiti. Eh sì, perché i compiti vanno fatti, sempre. E poi, pensate un po', ci sarà una regola anche, Sara? Per il gioco. Perché certo che bisogna giocare, però bisogna giocare in posti dove non c'è pericolo e con cose che sono adatte per giocare. Allora, adesso noi andremo a mettere tutte queste regole in giro per la casa. Andiamo. Eccola
lì. La tata non ha dato le solite regole. Già ci eravamo chiesto che ne davamo tante ai bambini. Saranno capaci di tirar fuori qualcosa, di scrivere, quindi di riempire quelle righe che c'erano bianche sotto ogni suggerimento. Vedremo come andrà. Quando rientriamo in cucina, Sara non perde l'occasione di fare la spia. Che piccola! Sandro? Sì. Tu dovresti chiedere a tua figlia Sara, tu come ti chiami? Il consiglio della tata in quel momento l'ho seguito malvolentieri, perché mi sembrava troppo duro, troppo crudo nei confronti di mia figlia. Tu come ti chiami? Sara. E allora pensa alle cose che fai tu. Non fare sempre la spia per Mattia, va bene? Mattia, se lo hai fatto non lo farei più. Però poi ho capito che magari servirà a farle fare meno la perfettina e di essere forse un po' più serena, più dolce coi fratelli. I bambini si avventurano nella stanza proibita. Ma dove so? Non si può giocare di qua. Allora, guarda, mi viene in mente che tu hai quella bella stanza di là, dove con poco loro possono giocare, non c'è niente di pericoloso. Magari puoi mettere giù anche un tappetino qualsiasi che hai in casa e qui chiudi la porta così sei tranquilla. No, bene. Andiamo a giocare nella concorrente. Le bambine nella sala verde con quei giochini improvvisati lì per lì erano felici e l'espressione di Anna in quel momento era bellissima, era felice. Luce alta, dai. Facciamola bene. Porta fortuna. Bravissima. Voglio i miei calzini verdi e... Sclamo, ma te un po'. Vedere ancora Mattia leggere sempre lo stesso racconto è veramente disperante. Questo fatto che tu gli imponi, perché probabilmente la maestra l'ha detto, di leggere 10 volte la stessa cosa, è estremamente noioso per lui e non impara. Per dargli l'interesse alla lettura, io ti ho portato dei librettini che sono storielle interessanti, molto semplici. Tu adesso vai là, ti dici, allora adesso leggi queste due pagine. Ci provo. Ok. C'è una sorpresa per te, guarda, come si chiama questo bimbo? Mattia. Proviamo a leggere solo due paginette di queste. Il mio nome è Mattia, ho i capelli tutti ricci. Hai letto velocissimo. Andiamo davanti. Dentro la Mattia. Bocca ho a... Se mi guardo allo specchio per ti, ma non quando dormo, il mio naso ha due buchi piccoli per patra, troppo piccolo per il caffè, ma sono molto bravo. Mi sono commossa quando il bambino non voleva smettere di leggere, anzi voleva sempre andare avanti. Salutare. Un miracolo, ho pensato. Mamma, devi leggere tutto. Tutto il libro. Bravissimo, hai letto pure bene, io sentivo di quella storiella. Cosa che accade? Ti sono trasformati in angioletti di là. Ma Sandro non sembra altrettanto felice di questo cambiamento. Facciamo una piccola modifica, guardate, se no si rovinano tutti i muri. Qua c'è acqua. Chi ha portato qua l'acqua? Anna. Anna, vieni qua. Sì, vabbè, non è successo niente però.
Hai tutto inzuppato d'acqua? Ma non succede niente. Va bene. Tutti. Non c'è oro, ok, va bene. Quanti anni hai, scusa tu? 40. E loro quanti anni hanno? Sono stortini. Allora, vuoi farli vivere secondo la loro età? Tu 4 anni ti preoccupavi se il giochino si bagnava o se cadeva il goccio d'acqua? Dove stavo io, casa era piccola. E quindi avevamo, sì, potevamo giocare, poi dopo dovevamo rimettere tutto in ordine perché mamma ci aveva insegnato noi fratelli che se lasciavamo qualcosa in giro lo raccoglieva e lo buttava via. Ecco, ho pensato a quell'immagine, ecco, ho detto, è bello, però io non l'ho provato, però è bello farlo provare a loro. Noto con disappunto che per la colazione la TV è rimasta accesa. La tele si può spegnere adesso, giusto? Io ho messo un po'. Adesso guardiamo i TG. Dove che spegniamo e ci vediamo, no? Sarebbe meglio spegnerla. Anche voi il TG lo possiamo portarlo in attiva? Spegniamo? Vabbè, spegniamo. Bravo. Fai un'azione di grossa volontà che serve anche a loro. Questa è stata la cosa più brutta, più difficile da superare, perché io pensavo che almeno il notiziario potesse almeno vederlo e far ascoltare anche i bambini, che alla fine cosa c'è di male. Però ho obbedito alla tata. Come ti sei vestita? Non molto, così non va bene, devo andare a scuola. C'è un metodo semplicissimo per risolvere la situazione e lo spiego ad Assunta. Dille subito, guarda, ti tiro fuori due cose e tu scegli. Io prenderò due cose, tu scegli. Va bene? Ok. O scegli questi o questi? Quello camminetto o va bene. Allora, questi li possiamo usare. Prima io mi imponevo, adesso la bambina può scegliere. Sotto il mio controllo, sì, ma alla fine sceglie lei e questo l'aiuta a crescere. Bravo! Mattia chiama il papà perché ha bisogno di aiuto. Sandro è, come al solito, impegnato con Marta e devo assolutamente farglielo notare. Bravissima! Questo Sandro, mettiamo... sì. Tuo figlio ti ha chiamato 3 volte. Arrivo. Andiamo a salutare Mattia. Dedicati ai grandi, tu devi far vedere che ti interessi a loro. Cosa c'è Mattia? Non c'entra più in questi pantaloni. Eh sì, e sta crescendo Mattia. In maniera tridimensionale, vero? Un po' di strada a questo punto è stata fatta, ma voglio mettere alla prova entrambi i genitori. Prima però devo parlare con Sara e Mattia. Di solito in casa vostra chi è che organizza tutto? La mamma e poi ci accogliamo tutti. Adesso io invece voglio che siate voi a organizzare una cosa per tutti. Io avevo pensato una specie di olimpiadi della famiglia. Intanto dobbiamo pensare dove si può andare a fare delle gare. C'è un campo di patate. Però non si può. Non fare. Si può andare. Oppure. C'è anche una spiaggia. Ecco, la spiaggia mi sembra bellissima perché la spiaggia è morbida. Allora, su questa spiaggia cosa potremmo fare di gare? Chiudi la porta perché è un segreto questo qui. Ancora. Molto bene. Ora che tutto è organizzato è arrivato il momento di parlare con Assunta e Sandro. Noi stiamo lavorando sulla ripresa di autonomia dei vostri figli e al tirar fuori da loro le loro iniziative e la loro originalità.
Quindi ho deciso di mettervi alla prova. Ho organizzato insieme ai bambini qualcosa che noi abbiamo chiamato le Olimpiadi della Famiglia Destro. La vostra prova consisterà nell'accogliere con entusiasmo questa cosa e affidarvi alla loro progettazione. Io non sarò lì presente, ma vi osserverò continuamente e interverrò solo nei casi di vera necessità. L'ultimo posto sarà il mio. Sicuramente. Beh, ricordatevi che non è importante chi vince, ma chi partecipa bene. Vediamo chi vince allora. Vai. Corro senza ostacoli. Quindi dobbiamo creare un percorso per correre. E lungo questo percorso dobbiamo mettere gli ostacoli, giusto? Dove si deve mettere? Saltiamo da qua, corriamo, qui facciamo. E corriamo su. E si torna indietro. Ma stai ascolta. Allora, facciamo così, guarda. Facciamo così, mi permetto di fare una cosa io. Questa è la partenza di tutti, ok? Questa è la partenza, Marta ferma. Non occorre fare un buchetto così profondo. Solo un segnale, si capisce. Dai, chi parte per primo? Io! Mattia primo! Devo dire che nel complesso sono abbastanza soddisfatta della prova, perché voi non li avete indirizzati verso qualcosa, hanno inventato loro. E soprattutto tu, Sandro, sei riuscito a morderti la lingua e non intervenire pesantemente, anche se qualche accenno c'è stato. E devo dire, come non avevo dubbi che fosse, soprattutto con Mattia. Però nel complesso la prova è stata più che sufficiente e quindi il voto che io vi do è tra il 7 e il 7,5. Grazie. Ho una cosa molto importante da proporre a papà Sandro. Mattia ha bisogno di sentirsi importante, come probabilmente sente importante te. Io direi che proprio dovete uscire, magari con un suo compagno, e andare a fare qualche cosa che a loro piaccia. E non ha mai fatto nulla di del genere con Mattia. Vedi? Quindi c'è proprio bisogno. Va bene. Va bene. Volevo chiedere a lui direttamente. Ecco. Sono rimasto... Oddio. E adesso ho due orette libere che posso dedicare totalmente a te e magari a un tuo compagnetto, a un tuo amichetto. Flavio. Flavio? Ok, dai. Sandro, un po' più di entusiasmo. Mettiti un po' alla prova, caspita, sei l'uomo di casa, c'hai un figlio uomo, datti da fare. Caspita. Flavio, vuoi venire in bici con io e mio papà? Detto sì. Vedendo la luce che aveva negli occhi in quel momento, ho detto, ok, è giusto fare così, se lo merita. Ciao. Vesti qua. Marta è abituata ad avere l'esclusiva del papà e quando papà deve uscire da solo con Mattia, naturalmente si ribella. Mattia. Un'altra volta, un bacino. No. Non coccolarla troppo. Non è che le sta succedendo qualcosa. Marta, devo andare. Torno subito. Un bacetto. Torno subito. E ti prometto che torno, faccio presto, va bene? Mettila dai. Giù e basta, dai. No. Non farla giocare, mettila giù e basta. Non succede niente, non sta morendo. E prendile le braccia, ma non sei capace di staccare.
fosse Mattia l'avresti staccato subito. Lo so. Sì. Vedere Marta che piangeva, che cercava coccole e io invece dovevo andare via con Mattia mi ha spezzato il cuore. Mi hai chiesto come si fa per i capricci a ignorarli. Perché questo è un capriccio, non è che le sta succedendo qualcosa di male. Mentre Mattia, poverino, sta subendo il fatto quasi lui fosse in colpa. Prendila tu e basta, lui va e chiude la porta, se no non finiamo. Andiamo. Più. Se non ci fosse stata Tata Lucia, io avrei desistito e non sarei uscito con Mattia. Il capriccio, ignorato come tale, finisce sempre molto in fretta. Una volta si diceva ricci capricci, quindi non puoi non aspettare. E si dice pure, come può essere la figlia di un pizzaiolo? Roma, capricciosa. Ecco, vedi? È vero. E mentre in casa si prepara una buonissima torta di mele, Mattia si gode il pomeriggio con il suo amico Flavio. Era felicissimo, si capiva, si sentiva nell'aria proprio. La felicità di Mattia era a mille, stava veramente bene. Intanto in casa prosegue la preparazione della torta. Ancora? E Sara riprende il lavoro sugli inviti della festa. Mamma, devi vedere come lo scrivo. Ma non differenti il colore, perché poi viene fotografiato. Guarda, questa frase deve entrare qua dietro. Mamma! Quindi ora tu la devi scrivere piccola, in modo che entra qui, tutto a mano. Capito? Digli quello che vuoi tu, tutto con un po' di entusiasmo. Scrivilo come vuoi. Sono io che devo lasciarla camminare con le sue gambe. Ero sempre pronta ad aiutarla, come se non mi fidassi di lei, delle sue capacità. Le cose in casa Destro stanno andando decisamente bene e i genitori hanno organizzato una gita per festeggiare insieme a me i risultati ottenuti. È stato bello. Suggestivo. E per me mi sono divertito tantissimo. Eri immerso nella natura. Bella l'immagine della barca nel fiume piccolo. I pesci che ti passavano sotto la barca. Bello, bello veramente. Sette giorni sono passati, ma il mio lavoro qui non è ancora terminato. Ho una cosa molto importante da definire con i bambini. Ricordate quei cartoncini dove abbiamo messo il punto interrogativo della regola da fare? Ecco, andate a prenderli tutti e venite qua da me. Allora, vediamo un po' la prima. Qui c'era scritto vestiti e capelli. Come dice la mamma. C'è un momento in cui non si deve guardare la televisione? Quando giochiamo. Dove si gioca? Nella sala dei giochi. Bravissima. Si legge quando si fanno i compiti? Sì. Allora, adesso potete riandare a metterli a posto.
Adesso da ogni singolo dei miei figli apprezzo di più tutto quello che fanno e tutto quello che sono. La cosa che mi sono chiesta è: ma la tata ha la bacchetta magica? C'è stato un miracolo dentro questa casa, una magia. Ma ora è proprio arrivato il momento di salutarci. Adesso io vi devo salutare, sono sicura che proseguirete benissimo il vostro cammino. Vi lascio una lettera che leggerete quando io me ne sarò andata. La diamo alla mamma. Cercheremo di far tesoro di queste prove. Grazie mille. Grazie a te. Ma che belle cose. Questo grazie. Rappresenta la Sicilia. L'hai fatto tu, guarda che carino. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao. Assunta, mi hai chiesto sorridendo se nella borsa della tata ci sia una bacchetta magica. No, carissima, la bacchetta magica ce l'hai tu. E io lo sapevo. Ce l'ha Sandro, ce l'hanno Mattia, Sara, Marta e Anna. Dovete solo tirarla fuori e usare la magia del vostro impegno e del vostro amore per essere più uniti e felici. E il mio augurio affettuoso alla tata Lucia. Sporcarsi è bello e fa sentire liberi. Lasciate che i vostri bambini giochino tranquillamente, senza paura che si sporchino. Piuttosto, scegliete un abbigliamento adatto, così possono correre, saltare, scivolare e rotolarsi. Cari genitori, il gioco è molto importante per stimolare la creatività dei vostri bambini. Inventate dei personaggi con delle semplici marionette, vedrete, riscuoterete molto successo. Stabilita una modalità di comportamento, questa deve essere inderogabile. No è no, sì è sì.